Si è tenuta presso il Palazzetto dello Sport di Macerata la premiazione del concorso Frutta e Verdura Piena di Vita, facente parte della seconda edizione del progetto educativo Oro della Terra a Tavola, organizzato dall'azienda Oro della Terra e dall'associazione Legambiente per promuovere la sana alimentazione nelle scuole. Ma sai, ognuno di noi, diciamo, dopo che mangiamo qualcosa diventa noi stessi, per cui il fatto che mangiamo di qualità, mangiamo cose buone in primis, ma mangiamo cose che faccia bene alla salute, per cui la frutta e la verdura è sicuramente l'elemento più importante. Per Legambiente è un concetto, diciamo, molto più largo, c'è la salute della persona, c'è la valorizzazione del territorio, c'è anche le qualità delle produzioni tipiche, che anche la frutta e la verdura è un elemento importante per noi, e c'è anche presidio del territorio. Le classi coinvolte nel progetto sono state 85, distribuite tra 23 scuole delle province di Ancona e Macerata. A vincere il primo premio, consistente in una mattinata in compagnia dei giocatori della Lube Volley, la squadra di pallavolo maceratese, sono state la classe quinta della scuola di Macerata, quartiere Pace, e le classi terze della scuola di Civitanova Marche, zona San Marone. Quest'anno questo connubio, insomma, tra noi, Legambiente e Lube Volley, penso che si sia perfezionato. L'ambiente, il movimento, lo sport sono un unico argomento che i bambini devono fin da piccoli conoscere, apprezzare. Tra le autorità che hanno presenziato la premiazione sono intervenuti Nazareno Ortensi, direttore generale Oro della Terra, Luigino Quarchioni, presidente del Legambiente, e Albino Massacesi, vicepresidente della Lube Volley. Facciamo la nostra parte, che è quella un po' più sportiva, diciamo, e comunque di attività di base per i ragazzini, attività ludico-motoria, che nelle elementari riteniamo che sia una cosa fondamentale, e credo che abbinarlo all'alimentazione, così come farà o come sta facendo l'Oro della Terra, credo che sia un discorso importantissimo e fondamentale nella crescita dei nostri bambini.